Continuiamo a stampare, ma sulla stoffa. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video bellissimo. Vi faccio vedere come impreziosire e rendere unico un tessuto in velluto imprimendo una stampa in una maniera assolutamente semplicissima. Ma prima di spostarci sul piano da lavoro, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri. Il grande libro del colore, il libro in cui ho custodito tutto il mio sapere sul colore, su come fruirne in maniera consapevole senza rimanerne vittima, come creare le tinte da sé in ogni loro tonalità e sfumatura e soprattutto tanta storia e curiosità sul colore, è il ricettario dell'arte, il libro all'interno del quale ho racchiuso tutte le mie ricette inerenti al mondo della creatività e dell'arte. Qui troverete tutte le ricette sui diversi tipi di colori, sui diversi tipi di gesso, sui diversi tipi di vernici, tutto quello che cercate, anche tutte le paste modellabili e tanto tanto altro ancora. Vi aspetto in tutte le librerie e su Amazon e in tutte le librerie virtuali. E ora basta cianciare, andiamo a stampare sul velluto. Ed eccoci pronti per un video su come pressare la stoffa. Questo possiamo individuarlo tra i video esperimento, perché è una cosa che faccio per la prima volta con voi. L'ho vista fare in giro sul web e voglio vedere se funziona. Ci occorrerà del velluto così liscio o comunque un tessuto simile al velluto. Io ho sia questo, che è di migliore qualità, che questo scrausissimo, scarsissimo, acrilicissimo. Vediamo se funziona su entrambi. Naturalmente sui colori scuri si vedrà sicuramente meglio. Poi ci occorre uno spruzzino con dell'acqua, un ferro caldo, mi raccomando non caldissimo, non fate bruciare la stoffa, ma che sia un po' caldo, e poi ci occorreranno dei timbri. Io i miei famosissimi timbri in silicone, quelli che uso per lo scrapbooking, e prendo sempre la mia solita farfalla che mi piace tanto tanto. Cosa faccio? Prendo il velluto, lo poggio così, lo centro un po' così, la parte vellutata poggiata sul timbro, la parte non vellutata verso di voi. Quindi con lo spruzzino inumidisco la mia stoffa. Io ci sono andata giù pesante, quindi elimino un po' d'acqua con dei tovagliolini di carta, voi inumidite, voilà. E adesso con il ferro pressiamo. Il mio è a una temperatura troppo alta, come vedete, quindi asciugo e presso. Non ci credo, voilà, riuscite a vederla? No, vabbè, non ci sto credendo. Bellissima. Prendo lui, lo metto qui. Questa volta prendo questa scrausona e la metto qui. Bagno. Ok. Elimino l'eccesso. Quindi lascio umido, ma non in maniera devastante, e vado. Si vede già da qua. Che emozione! Allora, stacco. No, ragazzi, non avete, cioè, ma ci siamo spiegati? Sul grigio si vede meglio, tra le altre cose. Faccio la farfalla anche sul grigio. Un momento. Si vede meglio. Allora, spruzzo.
acqua, faccio prendere bene di umidità, tiro via l'eccesso e vado di stiraggio. Ma pensate alle gonne in velluto, a qualche camicetta, giacchetta, al taschino delle giacchette, piuttosto che a fare dei quadretti con questi soggetti. Vado? No, vabbè, ragazzi, no, non ci posso credere. Di una bellezza devastante tutto ciò. Di una bellezza devastante. Metto qui l'orologio e qui un'altra farfallina. Lei. Poggio, faccio due soggetti assieme. Bagno. Inumidisco. Voglio inumidire un po' meno. O quantomeno voglio inumidire solo dove devo timbrare. E lo faccio con una pezzetta, vedete? Con la carta bagnata, perché il mio vaporizzatore esagera, e quindi bagnando tutto attorno poi fa percepire di meno la stampa. Ok, proviamo. 1 No, vabbè. No, vabbè. Ragazzi, che dire? Esperimento riuscito. Divertitevi a pressare il vostro velluto nelle mille forme della vostra creatività. Vi faccio le foto delle stoffe pressate. E noi ci vediamo, guardate questa fantastica, subito dopo. Sul bordeaux peccato si vede poco, ma è bellissima, si vede poco in videocamera, ma è bellissima, è proprio elegantissima la stampa. Ci vediamo subito dopo con tante foto. Il metodo più facile per pressare il velluto. Che bello orologio, guardate. Stupendi. Fatemi sapere cosa presserete voi. A dopo, dopo le foto ci vediamo. Se queste stampe non sono bellissime, ve le faccio vedere live, perché dovete rendervi conto. Questi sono i pelucchi che fa il velluto, ma facilmente eliminabili. Dovete rendervi conto di che bellezza assumono queste stoffe. Guardate come vengono dettagliate in ogni piccolo, eccola qua, così si vede perfettamente per com'è nella realtà, dettagliate in ogni piccolo particolare, una più bella dell'altra. Non tergiversate oltre, appena staccate il video andate a provare, è bellissimo. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione. Mi raccomando, supportate il canale lasciando anche tanti commenti e facendomi capire se questo genere di video vi piacciono. E io vi do appuntamento anche su tutti gli altri miei social, Instagram, Facebook, TikTok,
e chi più ne ha più ne mette. Vi do appuntamento anche sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme al mio maritino Gabriele. Bene, basta parlare, andiamo a stirare un sacco di fantasie sul nostro velluto. Non vedo l'ora di vedere i vostri prodotti. Ora vi lascio, vi auguro una splendida continuazione di giornata e vi do appuntamento sempre qui su Arte per Te per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, alla prossima volta. Muah!